Bentornati su Zwischenberg Channel World News, le principali notizie della giornata. A Roma un uomo si è presentato armato alla stazione Termini, che è stata subito evacuata. Sul posto i militari, l'esercito e la Polfer. L'uomo aveva in mano solo un fucile, giocattolo. Le unioni civili, Bagnasco afferma, i figli non sono un diritto e devono avere un padre e una madre. Vertice UE sul Schengen, per ora sembra salvarsi questo diritto dell'Unione Europea, ma si preparano controlli fino a 2 anni. Allarme della UE, l'Italia sarebbe troppo indebitata, secondo quanto dice il Fondo Europeo. L'Audi gialla che si cerca da giorni è ricomparsa nel Trevigiano. Rohani in visita da Mattarelli e Renzi, firmati i primi accordi con Iran e Italia. L'ISIS, allarme dell'Europol, secondo il quale sarebbero possibili attentati in Europa nei prossimi periodi. Svezia, un medico droga e rapisce violentando una donna per 6 giorni. Grillo attacca la Rai e le dà della TV fascista, partito un hashtag anche sul web molto popolare. E Freccero, riportiamolo in prima serata. Le principali notizie dei giornali: il giornale intitola Monti, Letta e Renzi, ecco chi ci ha rovinato. Passiamo poi a Libero: Etruria, il piano dei massoni, trasformarla in banca islamica. Il Fatto Quotidiano: Serra, strani SMS con Renzi. La Repubblica, Grecia fuori da Schengen, caos nella UE. Corriere della Sera, i nuovi diritti delle partite IVA. Questa è la nostra ultima notizia. Noi ci rivediamo domani, sempre qui, sempre su Zwischenberg Channel World News. Grazie per averci seguito.